dicembre 2022. Terza indagine sulla non rinuncia di Benedetto XVI, suddivisa in due parti. Questa è la prima. Chi erano gli avversari di Benedetto XVI? Nella seconda parte, qua in alto, il motivo della loro avversione. Nota. Ciò che Benedetto XVI ha letto l'11 febbraio 2013 si trova sul sito vatican.va col titolo Declaratio in latino, dichiarazione in italiano. Titolo: la motivazione di Benedetto XVI, che è una doppia testimonianza. Dalla famigerata Declaratio ecco i riferimenti alla motivazione dichiarati da Benedetto XVI per la sua decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Altra sua espressione presente nella stessa. Prima ha scritto: «Le mie forze per l'età avanzata non sono più adatte per esercitare in modo adeguato, eccetera». E poi ancora, in un altro punto, per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario il vigore sia del corpo sia dell'animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito, eccetera. Indaghiamo quanto è vero e quanto ci può essere dell'altro. A parte il fatto che a me non era sembrato che negli ultimi 3-6 mesi le condizioni di Ratzinger fossero precipitate, questa è una foto in cui il cardinal Ratzinger, di spalle, dà la comunione a un Giovanni Paolo II, non solo vecchio, ma anche malato, e che, anche in questa condizione, ha continuato comunque a governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Dopo questo esempio di virtù fino all'eroicità, è molto difficile che qualunque suo immediato successore poteva, ad un certo punto, rinunciare al papato per motivi di debolezza fisica dovuti alla sola vecchiaia. È molto probabile che in queste motivazioni con un fondo di realtà vi sia anche dell'altro. Forse sono due testimonianze indirette della sua situazione all'interno dei palazzi vaticani. Prima testimonianza indiretta. Come ha fatto Giovanni Paolo II a fare il Papa in quelle condizioni? Come pure Paolo VI, Giovanni XXIII, Pio XII. Insomma, tutti i papi negli ultimi 1-2 anni di vita? Tic, toc, tic, toc. Semplice. Sono stati aiutati. Per esempio, Giovanni Paolo II è stato aiutato da Ratzinger alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Poi, forse, negli ultimi anni i papi avranno governato male o malissimo. Ma loro sono stati aiutati. Invece, Benedetto XVI sembra di no. Lui ha dovuto fare tutto da solo. È stato isolato. Per forza che a un certo punto il vigore sia del corpo sia dell'animo, che diminuiscono con l'età, non sono più sufficienti non solo a governare la Chiesa, ma anche a fronteggiare l'ostilità passiva ambientale. Insomma, sviluppando la sua motivazione, le mie forze per l'età avanzata
non sono più adeguate per esercitare in modo adeguato. Dovrei essere aiutato, ma nessun cardinale e nessun vescovo della curia si rende disponibile. Prima possibile testimonianza. Seconda testimonianza indiretta. Ma allora, se le cose stanno così, perché non l'ha scritto nella declarazio? Anche solo un po' più chiaramente. Per esempio, non riesco più a governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo con le mie sole forze. No? E invece no. Non ha scritto nemmeno in questo modo velato, non per cortesia verso i cardinali e i vescovi della curia, ma forse perché non può nemmeno scriverlo. Seconda possibile testimonianza. Totale, Benedetto XVI, un papa che deve stare solo e muto. È probabile che Ratzinger dava fastidio sin da quando era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e che poi l'abbiano fatto papa proprio per toglierlo di lì. Indaghiamo ora a chi dava fastidio e, nella seconda parte, per quale motivo. Via con l'indagine. Ehi! Scopriamone alcune. Premessa. Questa terza indagine è quella più importante di tutte e 10 sulla non rinuncia, perché saranno ricostruite le motivazioni delle due parti in gioco, ossia perché Benedetto XVI ha fatto la declaratio e perché i cardinali del 2013 hanno fatto il conclave. Le indagini successive sulla declaratio, sull'ultimo Angelus, sull'ultima udienza generale servono solo come conferma di questa contrapposizione interna al Vaticano che ha portato Benedetto XVI e la Chiesa Cattolica a Castel Gandolfo. Chiusa premessa. Si comincia ad indagare la declaratio. Ma l'elemento più importante non è l'argomento centrale, bensì un aspetto formale, il destinatario. Titolo: Benedetto XVI, a chi ha rivolto la declaratio? Sicuri della vostra convinzione? Beh, quando il Papa parla, parla a tutti, no? Invece, questa volta, no. Contraddizione! Leggiamo la realtà. Si tratta della prima riga. Dal sito vatican.va, sia nell'originale in latino, sia in italiano. Fratres carissimi, non solum propter tres canonizationes ad hoc consistorium vos convocavi. In italiano, carissimi fratelli, vi ho convocati a questo concistoro non solo per le tre canonizzazioni. Chi viene riunito in concistoro? Concistoro è la definizione utilizzata specificatamente per la riunione dei soli cardinali, per differenziarla appunto da quella dei fedeli, dei preti, dei vescovi. Infatti, quando Benedetto XVI ha letto la declaratio, aveva di fronte a sé solo dei cardinali. E dopo non l'ha più letta ad altri. L'ha letta solo una volta e solo ai
cardinali. Mentre la comunicazione della sala stampa vaticana al mondo è controllata dalla Segreteria di Stato vaticana. E comunque l'iniziativa della sala stampa è stata così veloce che probabilmente ha agito indipendentemente anche dalla Segreteria di Stato. Così, sia che si pensi che la declarazio tratti della rinuncia al papato, oppure della non rinuncia, la prima cosa da considerare è che Benedetto XVI, nella convocazione espressamente voluta da lui, nella scelta del luogo, nell'intestazione e nell'uditorio effettivo che aveva di fronte, ha indirizzato questa sua comunicazione unicamente ai cardinali. Boom. Ma la considerazione più importante è il rovescio della medaglia. Così facendo, Benedetto XVI ha volutamente escluso dalla comunicazione i fedeli, i preti, i vescovi, gli ordini religiosi, i non credenti, tutti gli altri. Non li ha coinvolti l'11 febbraio e nemmeno dopo. Infatti, sia l'ultimo Angelus, sia l'ultima udienza generale, non sono affatto una riproposizione, con altre parole, della sua decisione rivolta ai cardinali. Il ma anche che mette la declaratio al secondo posto come importanza. L'intestazione della declaratio non è conclusa. C'è anche una seconda parte. In questa, Benedetto XVI ha scritto alla storia, più che agli uomini che aveva di fronte, che la decisione che voleva comunicare ai cardinali, pur essendo di grande importanza, era comunque meno importante di un altro argomento previsto per quel giorno. Carissimi fratelli, vi ho convocati a questo concistoro non solo per le tre canonizzazioni, ma anche per... Questo ma anche indica che Benedetto XVI ha aggiunto la declaratio al precedente appuntamento per le tre canonizzazioni. E fin qui nulla di strano. Tuttavia, il ma anche per non è un ma soprattutto per e nemmeno un e per. Il ma anche per colloca la declaratio al secondo posto rispetto alle tre canonizzazioni non solo in senso cronologico, ma anche di importanza. E questo invece è strano, perché subito dopo il ma anche, Benedetto XVI precisa che l'argomento della declaratio è proprio di grande importanza. Ma anche per comunicarvi una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. Sarebbe stato più opportuno un ma soprattutto per. Oppure, ancora meglio, avrebbe potuto omettere del tutto l'argomento delle tre canonizzazioni. Carissimi fratelli, vi ho convocati anche per... eccetera. Su questo punto mi fermo qui. Le interpretazioni basate su due soli elementi, in questo caso ma anche e di grande importanza,
non possono che essere inevitabilmente percepite come delle forzature. Per quelli che vorranno provarci, occorre tenere in considerazione che questo documento è veramente uno di quelli storici con tutte le lettere maiuscole. Per cui Benedetto XVI lo ha studiato parola per parola. Non si tratta di un banale invito ai cardinali alla partecipazione di un evento. Inoltre è certo che Benedetto XVI, pur rivolgendosi ufficialmente ai soli cardinali, abbia invece avuto come soggetto a cui rivolgere i suoi messaggi gli esclusi dalla convocazione: il popolo dei fedeli, i preti, i vescovi, gli ordini religiosi, i non credenti, sia di questo tempo sia di quelli futuri. I religiosi sono i francescani, i benedettini, gli agostiniani, insomma i monaci, le monache, i frati, le suore. La linea guida per costruire l'interpretazione è che la declaratio riguarda direttamente solo Benedetto XVI e i cardinali del 2013, mentre tutti gli altri sono coinvolti solo indirettamente, perché per questi sostanzialmente cambia nulla. Così, per questi, la cosa importante sarebbero le tre canonizzazioni, mentre la declaratio sarebbe un ma anche, qualcosa che non li riguarda. La grande importanza per la vita della Chiesa sarebbe solo per i cardinali. Per tutti gli altri, il Papa semplicemente si trasferirà a Castel Gandolfo. A Castel Gandolfo in preghiera. Io mi fermo qui, anche perché c'è il rischio di fare Ratzinger più buono di quello che è. A questo punto dell'indagine, terminate le parole dell'intestazione, indaghiamo la modalità operativa della comunicazione scelta da Benedetto XVI per trovare ulteriori conferme sulla destinazione cardinalizia della declaratio. Benedetto XVI ha fatto tutto sbagliato per un papa che rinuncia o interrompe qualcosa. Quando un'autorità compie un'iniziativa, in genere la si accetta passivamente, qualunque essa sia. Più o meno si pensa: lui è lui, perciò se ha fatto in un certo modo vuol dire che è corretto in quel modo. Ci avrà pensato bene prima di farla. Per esempio, qualsiasi cosa faccia un Presidente della Repubblica, si pensa automaticamente che sia corretta e legale. Insomma, il fantozzi, lo yes man, la yes woman, ragiona: chi sono io per criticare il Marchese del Grillo? Io sono nessuno, mentre lui è lui. Queste persone, nel caso di Benedetto XVI, pensano che abbia comunicato la declaratio alle persone giuste, rivolgendosi ai soli cardinali. Perché, dato che è compito dei cardinali eleggere il Papa, allora la declaratio sarebbe una cosa che riguarderebbe solo loro. Invece, esiste anche l'atteggiamento della pretesa di correttezza da parte di chi ha un ruolo di autorità, perché proprio una persona che ha ricevuto una autorità
deve comportarsi più correttamente di una persona comune. E proprio la pretesa di correttezza permette di scoprire le scorrettezze intenzionali di Benedetto XVI e dunque di indagare il motivo della sua decisione di compiere volutamente quelle scorrettezze. Cominciamo. Ratzinger nel 2013 è papa già da 8 anni. Perciò conosceva benissimo le sue responsabilità verso i fedeli e verso tutto il clero. Basti ricordare che ha anche collaborato per 20 anni con Giovanni Paolo II. Inoltre Ratzinger, da giovane, aveva partecipato ai lavori del Concilio Vaticano II. Ricordare anche per la seconda parte. E perciò conosceva bene cosa diceva il decreto Christus Dominus al numero 2 sulle responsabilità del Papa. Egli perciò, il Papa, essendo stato costituito pastore di tutti i fedeli per promuovere sia il bene comune della Chiesa universale, sia il bene delle singole chiese, eccetera. Ebbene, nel 2013 Benedetto XVI, ben consapevole del suo ruolo di pastore di tutti i fedeli, ha stabilito, come ha detto nell'intestazione, una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. A questo punto aveva il dovere di comunicarla adeguatamente. Una occasione adatta e l'unico uditorio corretto per comunicare una decisione che riguarda tutta la Chiesa è quello tipo dell'udienza generale del mercoledì, perché è proprio l'incontro del Papa con tutta la cattolicità, sia fedeli, sia preti, sia vescovi, sia cardinali, sia religiosi, tutti. Il Papa si rivolge ufficialmente a tutta la Chiesa. Come avrebbe dovuto svolgersi questa udienza generale contenente una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa? Per esempio, un'ora prima dell'udienza generale, il Papa avrebbe potuto comunicare riservatamente la sua decisione ad un numero di cardinali come quello dell'11 febbraio 2013. Non è necessario che siano tutti quanti. Poi, dopo, nell'aula delle udienze generali, con i cardinali presenti ai lati, avrebbe potuto comunicare la declaratio in italiano, oppure prima in latino e poi in italiano, a tutti i presenti. Al mondo, all'orbe. Questa era la cosa corretta da fare, adeguata alla decisione di grande importanza per la vita della Chiesa e per il bene comune della Chiesa universale. Invece, l'11 febbraio 2013, Benedetto XVI ha volutamente fatto tutto sbagliato. Tutto. Ha voluto il luogo sbagliato, una stanza privata, ha voluto l'uditorio sbagliato, solo i cardinali, forse che la Chiesa universale sono solo i cardinali, ha volutamente redatto un testo sbagliato, perché non ha riferimenti con il codice di diritto canonico, come vedremo dalla quarta indagine. In questo modo volutamente sbagliato, Benedetto XVI ha comunicato con i fatti, con le azioni, un duplice messaggio. Da una parte ha indicato la destinazione esclusiva della declaratio ai soli cardinali, a causa di un contrasto tra di loro.
contemporaneamente ha indicato l'esclusione di tutti gli altri soggetti, fedeli, preti, vescovi, religiosi, non credenti. Per di più, lo ha fatto calcolando anche la presenza della macchina fotografica e della telecamera. Chissà chi ha deciso la loro presenza. Affinché tutti gli esclusi potessero anche osservare l'esclusione, prenderne atto e ricavarne la conclusione paradossale che quello che li riguardava non era la declarazio, ma il contrasto tra i cardinali e Benedetto XVI, che ha costretto il Papa alla declarazio. Questa cosa che il Papa ha fatto coi cardinali non è normale. Non può essere solo la comunicazione di una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa, per di più introdotta con un ma anche. Questo che ha fatto è stato un tribunale, con il giudice che pronuncia la sentenza. Il Papa ha chiamato di fronte a sé i colpevoli e ha preso la decisione di interrompere permanentemente la potestà di governo e di ritirarsi permanentemente in preghiera come loro condanna dell'assenza di collaborazione verso di lui, il Papa. E ha voluto che attraverso le telecamere fossero presenti anche i testimoni neutrali. Giudice, imputati, pubblico testimone, un tribunale. Altro che dichiarazione di autopensionamento. Dimostrazione finale. Una comunicazione del Papa al popolo, attesa anche dal decano dei cardinali. Fin qui le considerazioni sulla destinazione cardinalizia della declaratio sono state ricavate dalle iniziative di Benedetto XVI, la sua intestazione della declaratio, la sua modalità di comunicare la declaratio. Ma quel giorno della convocazione dei cardinali in concistoro era presente pure il decano dei cardinali, Monsignor Angelo Sodano. Ed è interessante la sua risposta a Benedetto XVI dopo la sua lettura della declaratio. Premessa: prima di udire Sodano, è bene cercare di non tenere in considerazione questa indagine, in modo da immedesimarsi meglio in lui, in quel momento della sua risposta. Perché sembra proprio che si aspettasse da parte del Papa non una sola, ma addirittura diverse comunicazioni al popolo riguardo alla declaratio appena letta. Santo Padre, prima del 28 febbraio, come lei ha detto, giorno in cui desidera mettere la parola fine a questo suo servizio pontificale, poi ancora in questo mese avremo la gioia di sentire la sua voce di pastore, già mercoledì nella giornata dalle ceneri, poi giovedì col clero di Roma, negli Angelus di queste domeniche, nelle udienze del mercoledì. Ci saranno quindi tante occasioni ancora di sentire la sua voce paterna
La sua missione però continuerà e l'ha detto che ci sarà sempre vicino con la sua testimonianza e con la sua preghiera. Ci saranno quindi tante occasioni ancora di sentire la sua voce paterna. A quale scopo? È molto probabile che intendesse per ascoltare i chiarimenti e le spiegazioni circa la sua decisione che comunicherà al popolo e al mondo in queste occasioni. Ora, forse era sinceramente curioso anche lui di conoscere qualcosa di più preciso, o forse temeva qualche rivelazione pubblica sgradita. Non ci sgridare pubblicamente, sì, paterno. Comunque sia, è proprio quello che normalmente ci si aspetta che un papa faccia verso il popolo e il mondo dopo che ha comunicato al chiuso di una stanza e ai soli cardinali una decisione di grande importanza per la vita della Chiesa. E invece niente. Niente per 17 giorni, gli ultimi 17 giorni prima del ritiro permanente a Castel Gandolfo. O forse prima della prigionia, come a Monsignor Giovanni d'Ercole, o forse dell'esilio, come a Monsignor Carlo Maria Viganò. Controllate pure gli ultimi interventi pubblici di Benedetto XVI. Da parte mia vi porterò l'ultimo Angelus e l'ultima udienza generale, dove, ve lo anticipo, dice proprio nulla, se non il solito preambolo generico: ho sentito che le mie forze erano diminuite, senza poi mai specificare per fare cosa di così faticoso, visto che Giovanni Paolo II era ridotto molto peggio di lui ed è andato avanti ugualmente. Le motivazioni, le spiegazioni, Benedetto XVI se le è sempre tenute per sé, che è un altro modo per dire che la declaratio, la decisione di grande importanza, riguardava solo lui e i cardinali, i quali conoscevano benissimo le condizioni di isolamento in cui lo avevano ridotto. Oggi, anno 2022, dopo le evidenti fallibilità religiose di Bergoglio e della sua chiesa neo-gesuita al Vaticano, si può ricostruire bene che al tempo c'era una forte insofferenza dei cardinali verso Benedetto XVI, perché evidentemente volevano condurre la Chiesa nella direzione di oggi, quella della pluralità delle religioni, che è molto differente dalla direzione post-conciliare cristocentrica, sia di Giovanni Paolo II, sia di Benedetto XVI. Poi dopo, come vediamo, tra di loro si abbracciano pure commossi. Le siamo vicini, Padre Santo, e ci benedica. Non si fanno mica la guerra con le spade laser, perché il motivo della contesa sono le scelte spirituali. Per Ratzinger, il bello, il buono, il giusto per la Chiesa è il cristocentrismo. Per i cardinali del 2013, invece, erano le parti del Concilio Vaticano II non ancora applicate, come per esempio la dichiarazione Nostra Aetate, con la sua
fratellanza verso tutte le religioni, come indagheremo la prossima volta. Indagatori e indagatrici, ci vediamo alla seconda parte di questa terza indagine, il motivo dell'avversione a Benedetto XVI. Vatican War, la guerra tra le due chiese interne al Vaticano. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.